Allora, non posso che non fare grandissimi complimenti a Varese e a Coach Kaya per come ha condotto la partita, che è scontato dire ha vinto meritatamente, giocando una partita molto intensa, che era l'aspetto che più temevo, conoscendo un po' la Varese degli ultimi anni, ma soprattutto l'impronta del proprio allenatore. Avevamo lavorato in settimana cercando anche con l'ausilio del video di mettere l'attenzione su alcuni aspetti, però al di là delle situazioni tattiche su cui possiamo parlare, quando giochi con un'energia che è la metà di quella degli avversari, tutto diventa molto relativo, perché i rimbalzi offensivi concessi nel primo quarto, dove secondo me noi abbiamo giocato un'ottima partita sbagliando dei tiri aperti, e con Varese che, se non ricordo male, ha segnato 8 punti da extra possessi, che l'ha tenuto in quel momento in partita, e poi nel secondo quarto abbiamo completamente abbassato il ritmo, abbiamo fatto una fatica enorme offensivamente parlando e grandissime distrazioni difensive, quindi poco da dire. Bisogna riconoscere anche che Varese ha trovato una giornata al tiro pazzesca, però credo che quando poi subisci così tanto a livello di energia, è più facile magari avere un po' la fiducia, soprattutto per alcuni giocatori che fino adesso magari non avevano fatto così bene, li abbiamo messi nelle condizioni di fare la loro partita, e quindi niente, brava Varese. Per quanto ci riguarda, bisogna fare tesoro delle sconfitte, così come delle vittorie. Credo che se siamo bravi a capirlo, questa sconfitta, non prendetemi per pazzo, però può darci una mano anche nel nostro percorso, perché anche da queste sconfitte sappiamo quello che io ho bene in mente, cioè la Serie A è un campionato, è questo campionato qui, dove se ti presenti non pronto mentalmente rischi di fare queste figure, quindi nessun dramma, così come abbiamo battuto la squadra campione d'Italia in maniera inaspettata, perdiamo su un campo dove non credo saremo gli unici a perdere. Non mi piace il modo con cui l'abbiamo fatto, però secondo me, facendo tesoro del come, sicuramente nelle prossime partite, almeno su alcune situazioni, lavoreremo meglio.